essere qui, spero che vi sia piaciuto questo cortometraggio, come è piaciuto molto a noi. Un complimento a Sergio Adamo, a Francesco Di Cassio e a Luca Chittaro, e poi tanti complimenti, devo dire, al Multiverso e al regista Cumuzzi, che ha fatto davvero un eccellente lavoro, perché ovviamente non è facile costruire in 20 minuti un percorso così chiaro, così limpido, che dia proprio il senso in maniera molto divulgativa, quindi con un messaggio però molto forte. Stiamo parlando di stereotipi. Il titolo è molto bello perché si usa il termine cliché, che è più nell'area, diciamo, artistica, no? Come espressione utilizzata. Quindi vivere oltre il cliché. Quindi parliamo di stereotipi, parliamo di queste costruzioni, che sono delle costruzioni, tutto sommato, se ci pensate, normali. Cioè è normale per l'essere umano costruire dei modelli, cioè i processi di categorizzazione della realtà e di generalizzazione della realtà sono processi tipici della mente umana. Nella categorizzazione noi andiamo a incasellare, se vogliamo, ci costruiamo un archivio nella nostra mente e incaselliamo i fenomeni della realtà dando delle valutazioni: buono, cattivo, giusto, ingiusto, positivo, negativo, bello, brutto, sensazione di relax, sensazione di paura, e li mettiamo in questo archivio. Naturalmente questa categorizzazione ci viene dalle nostre esperienze, dalla cultura in cui siamo immersi, e quindi noi assorbiamo anche tutto quello che gira e ruota intorno a noi. Il processo di generalizzazione, che sempre contribuisce a creare lo stereotipo, è quello altrettanto tipico della mente umana, cioè da un fatto specifico e singolo noi andiamo a costruire una generalizzazione. Sono stata l'altro giorno a Como, vedo una carta per terra, dico: Como è una città sporchissima. Questa è la generalizzazione, quindi da un episodio piccolo noi andiamo a costruire una generalizzazione. Sono proprio meccanismi normali della mente umana, quindi noi ci costruiamo questi stereotipi, questi cliché. Il problema qual è? Il problema è che lo stereotipo e il cliché ovviamente poi determinano tutta una serie di errori nei nostri comportamenti, perché si fondano su degli errori cognitivi, vengono chiamati bias cognitivi, utilizzando questa espressione proprio tipica, tra l'altro, del linguaggio, insomma, dell'inglese, ma si usa a livello internazionale. Quindi partiamo da presupposti sbagliati che ci siamo costruiti, in cui crediamo che ci danno sicurezza, è una comfort zone. Cerchiamo di non metterli in dubbio, perché il dubbio apre sempre un po' di ansia, e quindi noi ci costruiamo poi delle scelte che sono spesso errate, portano a delle valutazioni che hanno delle conseguenze anche proprio pericolose per la società, pericolose nella gestione dell'organizzazione, delle risorse umane, per esempio di un'azienda complessa, pubblica, privata, nel mercato del lavoro, con un enorme spreco di talenti, oltre che creazione di situazioni di ingiustizia. Ecco, allora che è importante riflettere degli stereotipi, è importante capire dove ci sono gli stereotipi. E quindi, una volta che noi abbiamo capito che gli stereotipi ci sono, a volte inconsapevolmente noi utilizziamo degli stereotipi, possiamo cercare poi di trovare delle soluzioni alternative e aprire la nostra mente. E allora ne parliamo oggi con i colleghi e la collega che appunto avete visto come star di questo bellissimo cortometraggio, e parto innanzitutto da Francesco Di Cassio, che si occupa di storia del cinema, e quindi ci interessa molto capire come si costruiscono proprio gli stereotipi sul piano visivo. Tu hai fatto degli esempi, ma insomma è una qualcosa di abbastanza complesso. Grazie Valeria, grazie a Vicino Lontano per essere invitato in questa circostanza, grazie appunto a Multiverso, a Matteo, a Laura Morattini e a Paolo Comuzzi che hanno organizzato questa cosa. Parlando di stereotipi, in effetti io mi sono accorto di confermarli pienamente, perlomeno vedendomi nel video, ovvero sia a differenza, secondo lo stereotipo per cui l'umanista raramente riesce a replicare quello per cui studia, quindi sono una pessima presenza, gesticolo continuamente, ma questo è l'effetto di disagio, di alienazione che si prova grazie all'immagine di sé che gli scritti dei primi attori cinematografici riportavano così bene. Le cose che diceva Valeria sostanzialmente hanno un pochino anche riassunto quello che volevo poi
toccare io, però sia in un testo ormai celeberrimo all'inizio degli anni 20, dopo Walter Lippmann discuteva degli stereotipi, e diceva che sostanzialmente gli stereotipi non sono necessariamente positivi o negativi, ma sono soprattutto uno strumento economico, ovvero sia servono a semplificare la nostra esperienza del reale, servono a fornirci in qualche misura una mappa di orientamento che riduce l'esigenza di organizzare processi valutativi particolarmente complessi. Detto diversamente, gli stereotipi servono a ordinare in qualche modo l'esperienza, servono a semplificare le categorie che noi utilizziamo e conseguentemente a evitarci di indugiare troppo quando eventualmente una decisione rapida è necessaria, fanno sempre riferimento al mondo e esprimono in qualche modo, e questa è la cosa che credo vada particolarmente sottolineata, un sistema di valori che corrisponde alla comunità che li forgia, alla comunità che li pone, cioè gli stereotipi in qualche misura dicono chi siamo rispetto a qualcun altro. L'altra cosa che secondo me è necessario mettere in luce è che appunto gli stereotipi di per sé possono anche essere uno strumento di operatività efficace, ma quello che effettivamente ne determina utilità o viceversa perniciosità è l'uso che se ne fa. Detto diversamente, gli stereotipi contribuiscono a quella che appunto si definisce la costruzione sociale della realtà, ma esprimono anche un sistema di potere e di valori legati a chi detiene il potere e conseguentemente l'impiego che si fa di quegli stessi valori può avere degli effetti seriamente nocivi. Un esempio tra tutti, parlando di stereotipi visivi appunto, se noi guardiamo la produzione iconografica dell'epoca del post-rivoluzionaria sovietica, ci accorgiamo che sostanzialmente vengono adottate una serie di caratteristiche visive per esprimere le identità di classe. Per cui il pope è sempre disegnato nello stesso modo, il capitalista tendenzialmente deve essere particolarmente pingue e vestito bene e viceversa, come sapete, perché poi diventò anche l'emblema, il simbolo, il logo della Mosfilm, gli operai e le contadine, non a caso anche con una divisione di genere non trascurabile, sono rispettivamente lui muscoloso, con il petto in fuori e coraggioso, lei prosperosa e contemporaneamente anche. C'è un film, per esempio, bellissimo di animazione che non abbiamo incluso in questo caso, si intitola Giocattoli sovietici, che in realtà viene realizzato da uno dei grandi, forse il più grande documentarista della storia del cinema, cioè Dziga Vierto, in cui effettivamente tutta la panoplia che vi stavo adesso descrivendo, tutta veramente il catalogo che vi stavo adesso descrivendo, viene dispiegato. Però, e questa è l'altra cosa interessante, questa stessa semplificazione dei tratti visivi la possiamo tranquillamente ritrovare anche sul piano quando vengono utilizzati degli attori veri e propri. Era la cosiddetta teoria del typage che un cineasta e teorico come Sergei Eisenstein, quello della corazzata Pacciotti, lo so che fa sempre brutto di dirlo in pubblico, però era anche una persona che aveva riflettuto abbastanza su queste cose, utilizzava gli attori non professionisti esattamente secondo un sistema di maschere sociali. E conseguentemente che cosa faceva? Radicava in un elemento presuppostamente naturale o in cui per cui avevamo un livello di credenza maggiore rispetto al disegno, un determinato orientamento ideologico, politico e sociale. Appunto il bias che stava adesso menzionando Valeria. Questo che cosa significa? C'è un breve testo di un letterato, teorico, organizzatore culturale e sceneggiatore tedesco-praghese, tra gli anni 20 e gli anni 50, si chiamava Billy Haas, è stato uno dei, tra le altre cose, ha scritto per alcuni dei più grandi registi del cinema tedesco degli anni 20, Murnau e Pabst, e lui diceva: non possiamo negare che l'avvento del cinema in qualche misura rende le posizioni ideologiche di Mussolini o Lenin enormemente più credibili attraverso la loro veicolazione cinematografica, perché crediamo a quelle posizioni riducendo la distanza che noi abbiamo rispetto alla parola scritta, che comporta un livello di riflessione cognitiva evidentemente maggiore.
C'è un altro elemento allo stesso tempo di particolare rilievo, secondo me, cioè che gli stereotipi, Valeria giustamente diceva prima, facendo l'esempio dell'arco di Como e della cartaccia per terra, Mima, vedendo un elemento singolo, categorizzo o generalizzo su ampia scala. In realtà gli stereotipi fanno anche un'altra cosa, ovvero sia da una cosa semplice, immediatamente comunicabile, trasmettono appunto la complessità, cioè un insieme di valori. Per esempio, mi viene in mente uno dei possibili riferimenti, una delle attrici più riconosciute, premiate, visibili del cinema italiano contemporaneo, Micaela Ramazzotti, che cosa fa? In qualche modo interpreta, sin dalle sue prime ruoli, alla fine degli anni 2000, la parte delle donne. Ma questo che cosa, anche nelle parti, come dire, più complesse, se pensiamo per esempio Tutta la vita davanti o altri film che la interpretano, che cosa fa conseguentemente in questi ruoli? In qualche misura Ramazzotti rappresenta la femminilità, o la prima cosa bella è quella in cui lei appunto interpreta il ruolo della madre di quello che diventerà poi Mastandrea. Che cosa fa la Ramazzotti? Interpreta l'idea di una femminilità che da un lato è enormemente generosa, disponibile appunto alla maternità, all'accudimento, alla autonomia rispetto al modello del maschio paterno, dominante, virile, via dicendo, ma contemporaneamente sempre come una figura enormemente fragile e per rispetto alla quale è necessario esprimere una compassione piuttosto che una solidarietà, che invece ha a che vedere con delle battaglie, con dei confronti, con degli avanzamenti, con delle trasformazioni necessarie. Questo per dirvi che da un elemento ipersemplificato, nel caso della Ramazzotti evidentemente, da un lato la prosperosità, dall'altro l'identificazione tendenzialmente con un contesto locale specifico, per esempio la romanità in gran parte dei suoi ruoli, oppure la toscanità nella prima cosa bella, noi tendiamo a inferire un certo modello di femminilità con il quale poi noi stessi ordiniamo la realtà. Allora, per provare in qualche misura a tirare somme, a che serve conoscere gli stereotipi? Ci possiamo aspettare una società in cui saremo sempre e interamente senza stereotipi? No, forse non è neanche utile, nel senso che appunto hanno anche una funzione positiva e organizzativa, categoriale. Però conoscerli serve anche contemporaneamente a porsi delle domande quando necessario, e conseguentemente, allora sì, ad adottare delle azioni positive, un termine tanto diffuso quanto forse appunto diventato uno stereotipo, che invece richiede un'azione concreta. Conseguentemente serve conoscere, serve a utilizzare e a realizzare delle azioni positive che ci consentano di quando delle disuguaglianze profonde si producono, adottare dei comportamenti alternativi. Grazie. Una serie di considerazioni quello che hai detto, e cioè ovviamente poi chi mette in crisi lo stereotipo in qualche modo la paga, perché se lo stereotipo è consolidato, chi mette in crisi lo stereotipo va controcorrente e quindi deve scontare una pena. Vi faccio un esempio banalissimo: Samantha Cristoforetti, che è stata tratteggiata sui giornali come quella madre degenerata che per 6 mesi lascia i figli perché va nello spazio, cosa che non è mai stata detta di nessun altro astronauta, perché dei padri noi siamo totalmente disinteressati, cioè non ci interessa mai se lasciano i loro figli e vanno nello spazio, astronauti come altri uomini. Il problema era la crisi dello stereotipo, il mettere in crisi lo stereotipo della madre che per 6 mesi quindi va e lascia i figli. Non ha importanza che sia bravissima, che abbia avuto una carriera pazzesca, che ce l'abbia fatta, ha avuto questa importanza. Quindi rompere lo stereotipo crea un problema. E allora, Sergia, tu ci hai parlato di teatro contemporaneo. Rompere lo stereotipo classico nel teatro contemporaneo non è facile per le registe, per le attrici. Non è facile da diversi punti di vista, sia da quello artistico, appunto creativo, sia, come diceva prima anche Francesco nel video, per tutta una serie di questioni che riguardano le strutture produttive e dei dati proprio materiali di presenza o meno sulle scene.
Prima di entrare nel vivo di questa risposta, che naturalmente è estremamente, cioè, domanda che mi ha fatto alle repliche, richiede risposte insomma molto complesse, volevo anch'io ringraziare moltissimo lei, qui, prima di tutto, per questa iniziativa che parte da un corso. Che so che l'Università di Udine ha avuto un grande riscontro, ed è una cosa che mi fa molto piacere davvero pensare che ci sia stato questo interesse e questo coinvolgimento. E volevo ringraziare anch'io i colleghi naturalmente per gli spunti che hanno dato e su cui continuerò a riflettere, e soprattutto appunto ringraziare Multiverso, Laura Morandini, Andrea Lucatello e Norma Zamparo, perché appunto Multiverso aveva fatto originariamente, aveva fatto a tutti noi una domanda provocatoria, appunto, non solo che cosa succede quando si rompono gli stereotipi, ma cosa possiamo dire di positivo, appunto? Dove si stanno rompendo questi stereotipi? Che cosa ci sta succedendo attorno? Ora, è chiaro che di fronte alle questioni che stiamo affrontando è prima di tutto necessario decostruire, cioè criticare, analizzare, avere presenti dei dati che segnalano la disuguaglianza, che la testimoniano, ce la rendono evidente, ce la mettono davanti agli occhi. Detto questo, appunto, a volte si resta fermi e ferme a questa dimensione, no? Di critica, di anche a volte sì, di vittimismo, come spesso si dice, no? Del femminismo contemporaneo che continua a operare delle critiche e non fare delle proposte concrete. Ma appunto qui si trattava di, ci avete chiesto, provate a ragionare su che cosa sta succedendo di buono, quali sono, proviamo a individuare gli spazi dove qualcosa di interessante sta succedendo, dove appunto questi stereotipi sono in qualche modo messi in crisi, non indipendentemente dal fatto appunto che poi abbiano degli effetti, ma dove sta incominciando a succedere qualcosa. Devo dire che questo mi ha stimolato moltissimo e non ho finito di pensarci, perché le poche cose che ho detto nel video e anche appunto le cose molto interessanti che ho sentito credo che siano solo un punto di partenza per fare questo tipo di lavoro. Detto questo, gli stereotipi sono sicuramente quello che avete sentito, sono i nostri modelli mentali, sono le nostre piccole grandi sicurezze, sono quello con cui stiamo al mondo, però ci sono stereotipi e stereotipi, e tra tutti gli stereotipi attraverso cui definiamo le nostre esistenze, mi permetto di dire che forse quello legato alle definizioni di genere, del maschile e del femminile, ha una consistenza, un fondamento, una strutturazione e anche un passato che è molto difficile da affrontare. Cioè, quando parliamo di stereotipi dobbiamo renderci conto che forse quello stereotipo per cui comunque il maschile è sempre in una posizione di privilegio rispetto a ciò che definiamo come femminile è forse quello più antico, quello più duro da mettere in questione, quello che, oserei dire, struttura anche, fornisce i modelli di tanti altri stereotipi. Ecco perché è importante ragionare su questioni di genere, perché appunto riuscire a capire come funzionano queste questioni significa riuscire a capire come funzionano tanti altri stereotipi, tante altre discriminazioni, e appunto rispondere a possibili sfide che l'inclusione continuamente ci pone davanti. Allora qui è difficile anche riuscire a dire dove iniziare a guardare, perché il campo è talmente vasto, talmente antico, talmente presente nelle nostre menti, ecco che appunto costituisce una sfida importante riuscire a rendersi conto appunto dove iniziano questi stereotipi, quanto sono attorno a noi. Ecco, io, forse sapete, mi occupo di narrazioni letterarie e è difficile non vedere come la letteratura occidentale, scusate la genericità di questa affermazione, ma per darvi un po' l'evidenza immediata di quello che sto dicendo, inizi fondamentalmente con uno sguardo che è prettamente maschile, che appunto, non lo so, pensiamo ai poemi omerici, non è difficile capire che lo sguardo è quello degli eroi che appunto nel momento in cui si sentono proporre una decostruzione dello stereotipo, Andromaca che dice a Ettore non andare a combattere con Achille perché sai che cosa succederà, e lui dice no, il mio punto di vista è l'unico possibile, l'eroismo, la guerra, quello che mi stai proponendo tu, gli affetti, le relazioni, tutta un'altra dimensione della vita, dobbiamo metterla da parte perché non ha diritto di cittadinanza e di esistenza. E senza dire delle banalità che conoscete, insomma, su una Penelope che aspetta Ulisse tessendo e disfando la tela, su questo non mi soffermerò. Ma appunto il problema è questo, che
l'enunciazione della narrazione e di conseguenza della costruzione della soggettività e dell'identità nella letteratura, ma prendo la letteratura come un campo della cultura occidentale che segna tutto questo, si fonda proprio su una connotazione di soggetti che parlano al maschile, che parlano di oggetti che sono connotati al femminile. Anche qui è difficile negarlo. Tutta la poesia provenzale, Dante, Petrarca, è costruita esattamente così. Allora, ecco, il problema è questo, che senza appunto andare troppo indietro, però dobbiamo renderci conto che questo modo di intendere la possibilità di stare al mondo come soggetto, nella teoria si dice come agency, no? Come un soggetto che agisce, che può prendere la parola, che può parlare autonomamente, che può dire il proprio stare al mondo, ecco, tutto questo nella cultura occidentale da sempre è attribuito a ciò che definiamo, di volta in volta, magari in modo diverso, come maschile. È tutto ciò che sta dalla parte della passività, del subire, dell'essere messo da parte, dell'oggetto, appunto, sta su quello che definiamo come femminile. Allora, questo modo di intendere è talmente strutturale, talmente dentro, no, le nostre menti, che quasi non ci si stupisce quando, appunto, sono anche questo poeta, agisce, fa qualcosa, è un soggetto, è lei che andrà nello spazio, è lei che ha la preparazione per farlo, eppure, appunto, non è possibile, è inammissibile pensare che quella sia una persona che ha le sue idee, una sua preparazione e delle sue esperienze davanti. Allora, ecco, è un lavoro lungo quello che bisogna fare su questi stereotipi. Io, appunto, pensavo, mentre guardavo Francesco Pitassio, a un altro saggio classico della teoria cinematografica, che è quello di Laura Mulvey, a proposito del funzionamento, per restare appunto nell'ambito del cinema, anche qui andiamo alle strutture fondamentali. Laura Mulvey ci ha spiegato negli anni 70, esatto, negli anni 70, come funziona il cinema classico hollywoodiano. Ce l'ha spiegato in una maniera complessa, passando attraverso la messa in discussione che di questo meccanismo fa Alfred Hitchcock, per esempio, nella Finestra sul cortile. Ma Mulvey ci ha detto, attenzione, il cinema classico hollywoodiano presuppone che lo spettatore sia un maschio e presuppone che l'oggetto del desiderio che vediamo sullo schermo sia una donna. Allora, chiunque entri in quella dimensione di percezione, appunto anche estetica, di quell'oggetto, deve porsi in quella posizione. Comunque si adotta quella posizione di chi guarda rispetto a chi è guardata. E anche qui è molto difficile riuscire a sciogliere, no? queste abitudini di sguardo, queste abitudini di costruzione delle narrazioni che abbiamo. Quindi io qua semplicemente mi fermo su questo, ma invitando nuovamente a riprendere quello che ho detto alla fine del video. La nostra capacità di immaginare il futuro dipende proprio da quanto riusciamo a individuare quei luoghi che ci dicono veramente qualcosa di nuovo, che ci danno non solo nuovi contenuti, ma nuovi modi di guardare gli stereotipi, nuove possibilità di mettere in crisi, magari con un piccolissimo scarto, che però possiamo continuare a ripetere, a iterare per farlo diventare una realtà. Legare, perché ci parli di quali altri luoghi ci possono dare altre possibilità. E allora la domanda che ci viene è se nella realtà siamo così intrisi di stereotipi, è la realtà virtuale, cioè il virtuale, l'altra dimensione, può costituire quel luogo in cui ci liberiamo di certi stereotipi o diventa un luogo, come un po' hai detto, in cui li ripetiamo? E quindi questa novità, per esempio, di cui stanno parlando adesso i giornali, il metaverso di Zuckerberg, dà delle nuove prospettive sul tema dell'inclusione del genere? Quindi passiamo dal multiverso della Forum al metaverso dell'ex Facebook. Cioè, siamo sempre noi che ripetiamo gli stereotipi oppure c'è una chance, un'occasione che non possiamo perdere di miglioramento? Beh, ti rispondo prima in generale sull'uso dei mondi digitali per andare oltre gli stereotipi, perché quando entriamo in un mondo digitale, che sia un videogioco oppure anche un social network, perché alla fine
magari immaginiamo poi due cose completamente diverse, no? I videogiochi che abbiamo visto prima ci sembrano radicalmente diversi dall'attività che svolgiamo sui social. In realtà in entrambi i casi noi stiamo usando una rappresentazione digitale di noi stessi, un'identità digitale, quindi abbiamo un avatar in entrambi i casi. Nel gioco è rappresentato da questo personaggio 3D, nel social network è rappresentato da un profilo bidimensionale che siamo noi, ma contemporaneamente non siamo noi. E quindi c'è questa mezza identificazione che poi porta a tutta una serie di fenomeni proiettivi anche, che può essere sfruttata in positivo e in negativo. Quindi un esempio che mi piace fare è, che riguarda proprio anche gli aspetti più estremi delle questioni di genere, e cioè la violenza proprio contro le donne, è di un gruppo di ricerca spagnolo che da qualche anno sta usando la realtà virtuale, ha convinto proprio i magistrati a offrire uomini che sono stati condannati per violenza domestica, offrirli come soggetti sperimentali, e a questi, prima nel corto parlavo di perspective taking, gli fanno fare proprio perspective taking con il casco, no? Perché quando si mette un casco in testa si è completamente isolati dal mondo fisico e ci si immedesima ancora di più nel personaggio virtuale, e gli fanno vivere il ruolo della donna nella violenza domestica, cioè gli fanno rivedere quello che loro hanno fatto dalla prospettiva di chi ha subito la violenza. E hanno visto che ci sono dei cambiamenti, ad esempio negli uomini che si macchiano appunto di questo reato, tipicamente c'è una cattiva abilità nel riconoscere le emozioni nei visi femminili, quindi ci sono dei test dove gli mostrano visi di donne impaurite e magari loro dicono è contenta, cioè fanno questi errori così clamorosi. Dopo il perspective taking diventano più bravi, cioè iniziano a passare meglio questi test, quindi questo per fare un esempio in positivo. Venendo invece alle breaking news di Zuckerberg, come forse avete sentito, alla fine dell'anno scorso Mark Zuckerberg ha fatto questo discorso che trovate su YouTube di 1:20, dove ha annunciato la visione futura della sua società, che non si chiama più Facebook ma si chiama Meta. Quindi Facebook, Instagram e WhatsApp verranno incanalate in questa nuova visione, dove è andato a cogliere quello che ho appena detto un attimo fa. Cioè si è reso conto che social network e mondi digitali, mondi di realtà virtuale, alla fine sono fortemente analoghi. E quindi questa sua visione del futuro è che li fonderà. Fondamentalmente i social network si espandono per diventare una realtà tridimensionale, il cui metodo di fruizione preferenziale è il casco. Quindi lui ha acquistato la principale società che costruisce caschi, che è Oculus, che ha messo tutto assieme, e a proposito ha usato questo termine metaverso, rubacchiandolo alla letteratura cyberpunk degli anni 80-90. In particolar modo il termine metaverso è stato coniato in un romanzo del 92, Snow Crash, però anche William Gibson negli anni 80 aveva descritto qualcosa di simile, solo che l'aveva chiamato The Matrix. No? E insomma Zuckerberg dice, ma sì, anche adesso abbiamo visto nel lockdown che era molto utile usare i social, ci si poteva incontrare, però ci si incontrava in queste interfacce molto impoverite sullo schermo del computer, invece con il metaverso ci si incontrerà in modi che ci sembra, cioè metto il casco in testa, mi sembra di essere qui, cioè vedo qualcosa di molto analogo a quello che vedo qua. E quindi dice andremo a scuola così, andremo anche in vacanza così, faremo tutto in questo metaverso. Questa è la visione di Zuckerberg. Allora, quando si parla di questioni di genere, diciamo Zuckerberg non è proprio
il Massimo Campione sull'argomento, perché incidentalmente, se andate a sentire il discorso di un'ora e venti, no? Su YouTube, a un certo punto, tra le varie uscite, dice: sì, GTA è il migliore videogioco mai creato nella storia, no? Quello che ho usato prima come esempio del peggiore videogioco dal punto di vista degli aspetti di genere. Quindi, diciamo, non è proprio il personaggio più sensibile al tema. Adesso si tratta di andare a vedere cosa sta succedendo nei primi passi della realizzazione di questo metaverso. È uscito un paio di mesi fa il primo blocco, che hanno chiamato Horizon Worlds, ed è fondamentalmente come entrare in un gruppo di discussione social, solo che si entra col casco, quindi bisogna comprare il casco che vendono loro, mettersene in testa e avere l'account Facebook, e si entra tipo in cose che possono assomigliare a questa, a una discoteca, a una piazza, e si incontrano gli altri utenti del social, ma con gli avatar tridimensionali, e quando si parla l'avatar parla, no? Con la nostra voce, quindi la potete vedere come un'evoluzione di Zoom, cose del genere, in un mondo 3D. Bene. Pochi giorni dopo aver lanciato Horizon Worlds iniziano ad arrivare i primi rapporti di molestie virtuali. Quindi quello che entra con l'avatar donna e la voce da donna viene circondata da avatar maschi con le voci da maschi che toccano l'avatar donna. Allora alcune di queste vittime di abuso in Horizon Worlds si sono fatte intervistare dalla CNN così, e allora Zuckerberg è corso ai ripari e ha introdotto due funzionalità. Una che è questo personal space, quindi si schiaccia un bottone e compare una bolla protettiva per cui si tengono lontani gli altri, oppure se ci si sente ancora più a disagio, un altro bottone e si finisce in una zona che si chiama safe space, quindi si va a finire da un'altra parte in pratica. Questo dà l'idea, insomma, che ne abbiamo di lavoro davanti, e si creeranno anche situazioni strane, particolari, perché questo esempio che vi ho appena raccontato ad alcuni fa semplicemente ridere, cioè dicono sì, tanto tutto virtuale, no? Però le ricerche che abbiamo fatto, ad esempio noi nel nostro laboratorio, una delle ricerche che ha avuto più eco, insomma, è finita anche su BBC, su posti del genere. Abbiamo proprio fatto delle risonanze magnetiche, quindi abbiamo le immagini 3D del cervello delle persone quando visitano dei mondi virtuali con il casco, quindi quando usano questa modalità specifica di fruizione dei mondi digitali, e abbiamo mostrato che ci sono delle zone del cervello, soprattutto quando ci si trova di fronte a rappresentazioni di esseri umani virtuali, che vengono ingannate, cioè si attivano esattamente come si attivano di fronte a un essere umano vero. D'altra parte le elaborazioni che fa il nostro cervello sono in gran parte inconsce, e quindi questa esperienza, insomma, di essere circondate dai maschi virtuali che parlano con le voci umane, che ti toccano seppur virtualmente, ma da un punto di vista semantico quello fanno, non è un'esperienza che non viene registrata dalla memoria, non è un'esperienza che non lascia un segno dal punto di vista inconscio. Quindi sì, bisogna solo pensarci. Quindi, dal punto di vista giuridico occorre un po' di governance di questi modi. Certo, non è facile, perché come ben sapete il diritto è intriso di questi stereotipi di genere. Faccio un esempio banalissimo per tutti: c'è un articolo del codice civile assolutamente vigente, che è il 2110, che mette insieme l'infortunio del lavoratore, la malattia del lavoratore e la maternità, perché sono una patologia nella logica del 1942, di quando è nato il codice civile. Quindi è chiaro che poi da allora molta strada è stata fatta, ma giusto per farvi capire come in realtà gli stereotipi sono diciamo presenti ovunque, anche perché il modello di riferimento nel diritto è sempre il maschio bianco eterosessuale, quello è il modello di riferimento. Chiaramente adesso molto lavoro si sta facendo, e con gran fatica. Io chiederei se ci sono delle domande da fare
ai nostri tre ospiti dal pubblico, se no faccio l'ultimo giro io di domande, però l'idea di vicino e lontano è anche quella eventualmente di aprire a qualche domanda o curiosità. Ok, non vedo nessuna domanda dal pubblico, allora chiuderei con un ultimo e veloce giro di tavolo, proprio perché dobbiamo poi lasciare la sala per l'evento successivo, perché in fondo tutti e tre avete in qualche modo parlato dei rapporti di potere anche per quello che riguarda l'industria produttrice nel cinema, nel teatro, abbiamo parlato anche delle direttrici di teatri e poi ovviamente tutto questo può essere riversato nell'ambito dei videogiochi, perché sarebbe interessante capire se ci sono più donne che sono entrate in quelle società in cui i videogiochi sono più, diciamo, rispettose delle differenze di genere, poi anche di altre differenze, perché non so pensare anche all'origine etnica, eccetera. Quindi vuoi iniziare tu, Sergio, così facciamo il giro di tavolo da questa parte? No, il potere economico, il potere economico. Volevo proprio iniziare da qui perché ho sentito recentemente un intervento di una collega che parlava appunto degli investimenti che alcune altre imprese stanno facendo a proposito degli avatar di questa dimensione multiverso, e ci raccontava che pare che Gucci stia investendo e preveda di avere il 10% sul fatturato a breve su scarpe da ginnastica per gli avatar con tecnologia NFT, quindi il 10% del fatturato di Gucci sulle scarpe da ginnastica disegnate in un certo modo per gli avatar vuol dire che c'è effettivamente un interesse anche economico molto materiale rispetto a tutto questo, che ecco, questa è una delle notizie così che ho saputo da quelle che si occupa di marketing, ma evidentemente c'è un movimento importante rispetto a tutto questo. Quello che ci ha detto Chitaro però va oltre, insomma ci invita a riflettere su queste modalità di riproduzione della realtà. È quello che dicevo un po' prima, non lo so, io non ho un'opinione precisa e chiaramente dovremo vedere che cosa ci porterà tutto questo, però evidentemente è una coppia, nel senso, l'idea che mi dà è che appunto si voglia entrare in una coppia della realtà, cioè si voglia riprodurre la realtà, non superarla, metterla in questione. E non lo so se questo dipende appunto dall'impostazione che sta dando Zuckerberg oppure dal nostro bisogno comunque appunto di ricostruire quello che già conosciamo e da questa paura appunto di cui dicevamo di andare incontro a qualcosa che ancora non conosciamo. Mentre le questioni di genere sono, per me perlomeno, sono sempre state particolarmente interessanti perché hanno questa dimensione di, dicevo un po' nel video, di creatività, di inaspettato, qualcosa che ci strania. E tendiamo a pensarle appunto come delle norme molto forti, però quello che succede tra l'estremo di ciò che consideriamo come maschile e ciò che consideriamo come femminile, tutto quello che succede nel mezzo di questo spettro è estremamente interessante, non è mai prevedibile e anzi anche dal punto di vista della giustizia sociale è un campo che dobbiamo lasciare aperto, perché ogni soggettività deve in qualche modo poter avere spazio, poter avere voce, poter avere agency, come dicevamo prima, indipendentemente da questi modelli e da questi stereotipi. Quindi ecco, mi ha abbastanza inquietato sentire parlare del metaverso e di quello che succede a livello proprio di stereotipi di genere. E, sì, si tratta evidentemente di nuovo di trovare nuovi spazi, nuove modalità espressive e lasciare spazio alla creatività, a quelle dimensioni dove la creatività pensa per noi, appunto il teatro, l'arte, il cinema, ma anche i videogiochi più coraggiosi, perché io sono convinta che ce ne siano, c'è tutto un movimento, c'è addirittura una lista di femministe che si occupano appunto di temi videoludici proprio perché l'esigenza è molto forte e c'è stato l'episodio anche a proposito sempre di questa dimensione virtuale un paio d'anni fa credo della AD di Google che è stata licenziata perché appunto voleva immettere nella definizione dell'algoritmo una dimensione più critica che prendesse in considerazione diversi tipi di soggettività non normative. Vedremo, siamo qui per lasciarci stupire, speriamo in positivo dal futuro. Bene, grazie anche da parte mia di Luca.
ho imparato un sacco di cose, mi sono posto un sacco di questioni. E anche quello che diceva adesso Sergio, secondo me è di tutto rilievo, perché secondo me la questione è, dal punto di vista produttivo, è legata evidentemente agli automatismi. Detto diversamente, gli stereotipi funzionano perché sono economici in termini di tempo, ma anche da parte di chi li usa, ma anche da parte di chi poi li adotta ricevendoli. Detto diversamente, il modello GPA, che appunto è uno dei più crudi e che tutti quanti speriamo, come dire, che i propri figli non utilizzino, ma poi finiscono per utilizzare sistematicamente, ripropone una serie di stereotipi e conseguentemente ha grande successo esattamente per questo. Cioè, io credo che la questione che Sergio stava dicendo, cioè dello spazio artistico come spazio di sperimentazione, è fondamentale, a partire dal fatto che però stiamo ragionando su spazi di nicchia. Detto diversamente, la grande industria dei videogame, come sappiamo oramai da anni, ha superato in termini di incassi quella cinematografica, ha tutto il vantaggio a ripristinare o quantomeno consolidare dei modelli stereotipati. Perché? Perché sono successo. Allora, da questo punto di vista, io credo che la soluzione in termini di produzione di azioni positive sia, da un lato, e in questo caso sul piano formativo, cioè, credo che da questo punto di vista le istituzioni formative debbano rivendicare un proprio ruolo in termini di istruzione, letteralmente di istruzione nel senso etimologico del termine, di indirizzare e di sensibilizzare in termini di consapevolezza. Dall'altro lato, i gruppi di pressione, i gruppi sociali hanno davvero tutta la necessità di esistere e di operare. Detto diversamente, io credo che fin dove Zuckerberg o Google o la Pixar o chi che sia non si trova dinanzi a delle azioni che in qualche misura vadano a intervenire su quelli che possono essere i loro potenziali interessi, necessariamente, ma perché come possono rispondere evidentemente a un azionariato, continueranno a procedere in quel modo lì e non possiamo forse neanche troppo biasimarli, perlomeno fin dove non siamo noi stessi a intervenire con delle forme di cambiamento o di rallentamento o di modifica o di ridefinizione di quei modelli lì. Su questo, secondo me, la cosa che diceva Luca è davvero di tutto interesse, perché è anche veramente la grande zona grigia di quello che sta succedendo negli ultimi almeno 20 anni, ovvero sia quanto prima ancora del metaverso l'ambito dei social sia sostanzialmente enormemente sfuggevole alla presa del diritto e conseguentemente si configuri come veramente una terra incognita dove i peggiori stereotipi possano ripristinarsi e possano invece trovare una valvola di sfogo che nella società invece si va riducendo sempre di più. Questo credo che secondo me, non sono un sociologo, non sono un sociologo della comunicazione, ma in termini etici e giuridici sia una grande sfida, a proposito del tema di quest'anno e del nostro incontro, sia veramente una grande sfida che abbiamo dinanzi. Sì, su questo tema potrei parlare qualche ora perché, no, perché sono coinvolto in questo momento, abbiamo una collaborazione con Psicologia Milano, con l'Università Cattolica, dove stiamo facendo delle ricerche sulle relazioni tra l'uso di Instagram e la percezione, l'autopercezione corporea, i disturbi alimentari, no? E la correlazione c'è, no? Essere esposti molto a profili di influencer che oggettivano il proprio corpo ha un effetto, ha una relazione, e stiamo cercando di usare il virtuale in chiave positiva. Quindi si è visto per un attimo nel cortometraggio la costruzione di un avatar, dove una persona costruisce il proprio avatar. Stiamo usando quegli strumenti
per proprio misurare l'immagine corporea che le persone hanno di sé, vedere quanto è distorta rispetto alla realtà attraverso la costruzione dell'avatar. Però venendo dunque sull'aspetto anche di potere, no? Nel mondo dell'informatica è successa una cosa strana, che quando nessuno sapeva cos'era l'informatica, quando veniva vissuta come quella roba là che assomiglia un po' alla matematica, c'era una parità di genere. Cioè, è anche bello quel film sulle i primi software scritti dalla NASA, dove c'erano queste matematiche, sì, anche afroamericane. Cioè, era quello il mondo iniziale dell'informatica. Poi quando, ma c'era una parità, nel senso, gli informatici si dividevano abbastanza equamente tra una parità numerica. Ma no, qui si è persa completamente. Cioè, quando l'informatica è iniziata a diventare popolare, con personaggi pubblici tipo Bill Gates, le donne sono fuggite dall'informatica. Noi ormai, nella nostra facoltà, come in tutto il mondo occidentale, la proporzione è 90% maschi, 10% femmine, ma ormai da 10-15 anni che è così. E questo dovrebbe preoccupare tutti, perché il metaverso, quindi il nuovo mondo digitale dove andremo ad abitare, lo costruiranno gli uomini. Quindi il fatto che a informatica si iscrivano il 90% di maschi è un problema da considerare, perché sono quelli che costruiranno il mondo del futuro, il mondo digitale del futuro. Beh, devo dire che è un problema ormai tenuto in considerazione, segnalo, forse l'avete, ve lo ricordate, il presidente Draghi l'11 febbraio ha proprio ricordato nella giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza l'importanza della presenza delle donne e delle ragazze in tutte le materie STEM, gli ambiti STEM, e adesso si sta tentando un faticoso e lento investimento, però ci sono miliardi che sta mettendo lo Stato anche per potenziare questo tipo di azioni. Poi è tutto da vedere chiaramente quanto queste avranno una ricaduta, e in ogni caso sono processi molto lenti, bisogna iniziare fin da piccole ad approcciarsi nel modo corretto, quindi l'investimento di oggi lo vedremo probabilmente tra 10 anni, forse, no? Inizieremo a vederlo effettivamente, però nel nostro piccolo e quotidiano un po' tutti possono capire l'importanza di queste azioni. Sì, c'è una domanda, però abbiamo adesso, ormai dobbiamo chiudere, quindi mi dispiace, ma il tempo è scaduto.